Sta andando avanti il nostro progetto di passare da una città delle macchine a una città delle persone. Recuperiamo sempre più spazi pedonali, adesso faremo sempre più spazi attrezzati anche verdi. Dobbiamo restituire la città a quelli che sono gli utenti veri, che sono i pedoni, le mamme e i genitori che accompagnano i figli a scuola a piedi, anche perché le scuole primarie sono in prossimità della residenza, sono in tutti i quartieri. E quindi voglio dire, questo esperimento, che poi era uno studio sostanzialmente per riprenderci alcune aree della città, soprattutto gli spazi che sono in prossimità delle scuole, quelle che sono in prossimità degli edifici pubblici più importanti, è assolutamente riuscito. C'era una persona oggi che ho incontrato qui davanti alle scuole, per le strade, che mi diceva: sindaco, sembra di essere in Svizzera, non ho mai visto il traffico così scorrevole, un agente della Polizia Municipale che lavora da 38 anni e fa servizio di viabilità mi ha detto: sindaco, non ci credevo, ma la situazione così non l'ho mai vista in vita mia. Fra l'altro, il primo giorno di scuola, quando c'è sempre stato in città un traffico, una congestione urbana che crea inquinamento ambientale molto grave in alcune zone, soprattutto in alcune strade. È finito il periodo delle autostrade, del traffico nella città, cioè di queste strade larghe, queste strade che più sono larghe più attraggono auto. Oggi c'è un concetto nuovo di mobilità dolce, per cui in realtà bisogna che le auto abbiano un andamento scorrevole ma lento, quindi dolce, e che possono, e che dobbiamo abbandonare l'idea, la vecchia idea di strada così come era concepita. La strada è uno spazio urbano nuovo che va condiviso con gli altri utenti, i pedoni, i bambini, le mamme che partono con il carrozzino dei figli e che non devono possibilmente respirare lo scarico delle auto, le persone avanti con l'età, le persone con disabilità, per le quali stiamo creando molti percorsi tattili, stiamo eliminando le barriere architettoniche e quindi creando anche una migliore accessibilità nella città. Quindi ci sono tutti questi criteri che noi stiamo portando avanti in questi anni e che vanno sempre nella direzione di creare una città con una migliore qualità della vita. Adesso faremo un grande parco urbano nella città, lungo 2 chilometri, sarà un parco senza auto, con percorsi per percettivo sensoriale per le persone disabili, con piste ciclabili e con percorsi per fare attività motoria per le persone, tante essenze nuove, vegetali, avremo orti botanici, avremo giochi d'acqua, attrezzatura per bambini, piccole aree per lo sport, per i giovani, campi di basket, di pallavolo, di calcetto, quindi una città del benessere. Dobbiamo capire che la salute è un bene comune, non più un bene individuale, quindi noi siamo una città amica della salute, lo vogliamo essere, siamo entrati nel circuito delle Healthy City, cioè le città appunto che praticano queste attività che sono legate al benessere dei cittadini. Dobbiamo fare tutto quello che ci consente di far capire alle persone che è importante lo stile di vita, anche per le malattie non trasmissibili, il diabete, le malattie cardiocircolatorie. Se spingiamo i cittadini in città vivibili come quella, anche di dimensioni come quella di Cosenza, è assolutamente possibile vivere da pedoni, a camminare, diciamo. Le città nel 2030 saranno sempre più abitate da persone avanti con l'età, quindi dobbiamo porci determinati interrogativi e dobbiamo risolvere quelle che sono le aspettative, le migliori di questi cittadini. Quindi, oggi i bambini si appropriano di uno spazio, hanno fatto qui un'attività anche uno spettacolo all'aperto, questo spazio sarà presto attrezzato con verde, con giochi per bambini, sarà pavimentato, costituirà un nuovo luogo da vivere, così come noi immaginiamo questa città.